Bentornati su Notebook Italia, io sono Andrea e oggi vi parlerò di un prodotto totalmente italiano, pensato per l'appunto qui da noi, cioè del Microtech eBook Pro, un dispositivo da 14 pollici, pesa 1,4 kg, trasportabilissimo con una mano, vi permetterà di fare tante cose all'interno di un corpo realizzato in addirittura alluminio serie 5000, che significa resistente e ben rifinito. Ma prima di addentrarci in quelle che sono le mie considerazioni dopo un mese di utilizzo, vi vado a consigliare di seguirci sui diversi social. Saremo presenti a diverse manifestazioni internazionali, quindi non perdetevi nessuna notizia e nessuna avventura. La confezione di vendita all'interno della quale arriverà questo prodotto, come potete vedere, è posizionata qui dietro ed è realizzata in modo sufficientemente elegante e preciso. Abbiamo innanzitutto il dispositivo al suo interno, il caricatore che riuscirà a dare energia alla batteria da 5000 mAh in all'incirca 3 ore, 3 ore e un quarto, ed infine tutta una serie di manualistica e anche estensione della garanzia. Microtech è famosa per realizzare prodotti validi, ma anche per dare un ecosistema fra pagamenti. Infatti è possibile anche acquistare questo prodotto con la carta del docente oppure a rate direttamente sul sito, e anzi vi consiglio magari di dare uno sguardo in questo periodo, perché sino al 6 di gennaio ci sarà uno sconto di 100 euro proprio su questo modello qui, che è l'N5000, da non confondere con l'N4000, che è il modello più piccolo e meno performante, e quindi vi darà non soltanto la garanzia italiana 24 mesi con anche la possibilità di estenderla a pagamento al momento dell'acquisto, ma anche una serie di benefici dal punto di vista puramente economico, quindi potrete pagarlo con dilazione di rata oppure semplicemente usufruendo del buono docente. Ritornando a come mi sono trovato con questa macchina qui, voglio farvi notare la precisione con cui è stato assemblato. È possibile rimuovere il fondo, non è possibile aggiornare la memoria RAM. Una volta che avrete acquistato quindi il modello N4000, per poter usufruire di un quantitativo superiore di memoria volatile, dovrete passare direttamente a questa versione, che è la N5000, e io vi consiglio proprio per questo di magari investire inizialmente quella 100 euro in più per questo modello, mentre la memoria interna sarà possibile andarla ad aggiungere successivamente grazie alla presenza di uno slot di tipo M2. Su questo lato è presente una porta di tipo C per la connettività. Io ad esempio l'ho utilizzata con un hub che mi ha permesso di espandere le porte, una mini HDMI con il relativo LED, una USB di tipo 3.0. Su questo lato il jack per le nostre cuffie, con anche l'ingresso per l'alimentazione, una seconda USB di tipo 3.0 con anche lo slot per una micro SD per espandere la memoria interna. Quindi dal punto di vista dello storage avremo tutto quanto il necessario. Andiamo ad aprire il dispositivo. Come potete ben vedere, c'è una tastiera completa, senza però l'ausilio di un tastierino numerico a parte. Il touchpad è particolarmente grande e capiente, con anche il lettore per riuscire a sbloccare e a proteggere i nostri dati con l'impronta digitale. Tastiera ben realizzata e retroilluminata, che permette una digitazione confortevole in tutte quante le condizioni di utilizzo. Non consiglio di riprodurre trionfalmente musica dai 4 speaker posizionati nella parte superiore della tastiera, perché quest'ultimi andranno a gracchiare al massimo volume, ma comunque l'ascolto e la visione di un film è certamente di ottimo livello. Se voleste aumentare la qualità, vi consiglio di andare ad utilizzare il jack da 3,5 mm che è compreso all'interno del dispositivo. Il touchpad funziona molto bene, qualche volta perde dei tocchi, sebbene comunque abbia la certificazione per poter interagire con Windows con le multi-gesture. Cosa molto interessante di questa macchina qui è anche la presenza di un triplo sistema operativo. Infatti abbiamo Windows 10 Home con Ubuntu
18.04 LTS con una versione graficamente rinnovata, la Pantheon OS del medesimo sistema open source. Insomma, è completo dal punto di vista software quanto da quello hardware. Infatti abbiamo all'interno un processore Intel Pentium Silver, che è un Gemini Lake serie N5000, un comparto grafico che è l'Intel HD Graphics 605, che lavora a 750 MHz massimi. Il quantitativo di memoria interna è suddiviso su due differenti supporti, uno da 32 GB di tipo eMMC, mentre abbiamo uno di tipo M2 che raggiunge una compatibilità di 2 terabyte massimi. Su questo modello qui ci sono 240 GB disponibili, che però saranno suddivisi sui due differenti sistemi operativi. Per poter utilizzare Windows 10 Home oppure Pantheon OS dovrete sceglierlo all'avvio del prodotto. Una volta fatto sarà ovviamente semplicissimo gestire tutte quante le diverse attività. È un prodotto perfetto per poter navigare, meno per videogiocare. Infatti l'Intel HD Graphics 605 non è pensata per questo impiego. La dissipazione, che è di tipo passivo, riesce a fare quanto richiesto. Infatti la macchina è sempre fredda, merito anche del solido e spesso alluminio serie 5000, cosa che non si trova su tutti quanti i prodotti, benché meno su quelli provenienti dall'Oriente. Dal punto di vista costruttivo mi ha colpito anche proprio per l'integrazione di questa spazzolatura nella parte superiore della scocca, con un'integrazione quasi perfetta delle plastiche sui bordi, ed insomma un peso particolarmente contenuto, con uno spessore di 3 mm nella parte più bassa e invece di all'incirca 14 mm in quella più alta. Si riesce ad utilizzare con una sola mano, mentre la batteria da 5000 mAh vi riuscirà a star dietro per all'incirca 6 ore con un utilizzo misto ma non pesante, 3 ore e mezza invece se voleste fare delle attività più complesse come fotomanipolazione e anche qualche piccolo montaggio. Vi consiglio di utilizzare la modalità proxy con quindi Adobe Premiere Pro, proprio perché comunque il processore con i suoi 2,70 GHz non può dare delle prestazioni così evolute da poter montare direttamente e brutalmente i vostri file, mentre con la modalità proxy sarà possibile farlo, ed anche con una certa semplicità. Ci sono due modelli, come vi stavo dicendo inizialmente, di questo dispositivo qui: la serie N4000 e quella N5000. La N4000 attualmente si trova sui 349 euro, mentre la serie N5000 sui 449, però sino al 6 di gennaio, momento in cui teoricamente scadrà la promozione e quindi ci potrebbe essere un rincaro del prezzo finale. Cosa mi è piaciuto di questo dispositivo? Innanzitutto la leggerezza, in secondo luogo lo schermo che è realizzato alla perfezione, con un angolo di visione di oltre 170 gradi, con un'inclinazione che raggiunge addirittura i 180 gradi, cosa che ho trovato comodissima soprattutto in treno quando non si trova a posto e quindi ci si può mettere a lavorare anche in piedi e con una buonissima visione dello schermo. Cosa che invece mi è piaciuta meno è la presenza di 4 speaker, che sono sufficienti ma non spiccano per qualità. Insomma, un prodotto che costa, è vero, più di 400 euro in questa versione 8 GB con il Celeron N5000, ma del resto ha delle prestazioni che sono al di sopra di quelle offerte da altri prodotti che sono direttamente importati dalla Cina, che magari vi arrivano anche senza una garanzia ufficiale e che potrebbero andare incontro anche a dei malfunzionamenti che dovrete necessariamente andare a pagare fuori dalla garanzia stessa. Io vi vado a consigliare questo Microtech eBook Pro proprio perché non solo ha una qualità che è davvero italiana, ma fra le altre cose vi verrà anche consegnato con questa bellissima pochettina, potrete anche acquistarla separatamente sul sito, realizzata in quella che reputo essere pelle, con addirittura il logo dell'azienda. Un prodotto che mi ha stupito, ma del resto anche l'anno scorso ero rimasto piacevolmente sorpreso dalle capacità di questo marchio italiano.
Affrettatevi perché sino al 6 di gennaio ci sarà un forte sconto e potrete magari anche acquistarlo, se aveste la necessità, anche con delle rate personalizzate.